concorrente di X Factor. È tutto per questi aggiornamenti, la linea torna a Roberto Vicaretti. Grazie Lorenzo. Filippo, Natascia, non solo in Italia i cani diventano momento di attenzione mediatica, anche X Factor a USA. Beh, incredibile Roberto, anche perché insomma va bene tutto, ma se proprio devi fare il rapper, se proprio devi fare il cantante, allora non vi vediamo, non ci vedete? Eccoci qua. No, dicevo, se devi fare il cantante, se devi fare il rapper, allora fallo come fanno i veri rapper, con un bel biscione al collo, cioè fallo con un boa constrictor, come fanno i veri rapper americani. Tutto sommato non era male serio. Non vederti stamattina. Perché? Filippo, sì. No. Cosa c'è? Che problema c'è? Non ho capito. No, il problema è che sono qua, io a Milano, Natascia è a Roma, quindi dovrebbe apparire da qualche parte nei nostri teleschermi. Io volevo anche dire una cosa, se siete d'accordo, perché eccola qua, sì. Mitica Natascia, negli studi, purtroppo, di Un Giorno da Pecora, dalla Rai di Roma di Via Asiago, giusto? Sì, oggi emendati il più possibile da sagome con il nome di quell'infausto programma con cui condividiamo la presenza su questo canale. No, salutiamo. Ai noi, hanno anche fatto il libro adesso, pensa a te. Sui giornali di oggi c'è tanto Bill de Blasio, il nuovo sindaco, l'America. Ecco, allora, noi l'abbiamo detto ieri quanto bene vogliamo a Bill, però basta adesso con questo saltare sul carro del vincitore. Bill è grandissimo, è il numero uno, però... Insomma, adesso abbiamo dato e quindi... Sai non che è... sono particolarmente contenta di non esserti vicino questa mattina? Avrei sfigurato. È al limite, certo, dell'imbarazzo, capelli... Natascia, dopo avevi detto che cercavi la pettinatura afro. Vedi, non si può niente, non si può... Io, ma era... Ma cioè, perché ho leggermente... Poi non è afro, ma guarda che non è afro così. Ho leggermente cotonato la mia fiocca. È anni 80 quella. Sì. Capito? Allora, guarda, leggevo prima questa dichiarazione di Bill de Blasio che dice: se hai cervello e cuore, coraggio e fede, questa città più di ogni altra al mondo ti offrirà una possibilità reale per una vita migliore. Anche i capelli, aggiungerei, perché comunque aiuta in certi momenti a sentirti più a tuo agio. Beh, non è che voglio con questo saltare sul carro di Bill. No. Ero già sopra il carro prima ancora che il carro partisse, quindi certo. Il fatto che adesso io abbia scelto questa capigliatura afro che è identica a quella del figlio Dante di Bill de Blasio è una coincidenza, insomma l'avrei fatto comunque, quindi non è che tutto questo ha a che vedere con la vittoria dell'altro giorno, l'avrei fatto in ogni caso. Poi ovviamente Bill adesso è sindaco, come titolava Il Giorno e La Nazione e Il Resto del Carlino oggi, chi salta italiano è, perché finalmente i giornali ci danno ragione, È italiano. Beh, ma americano. No, c'è scritto sul giornale. È americano, di origine Roberto. Italiana, rende omaggio alla sua origine, tra l'altro, e ribadisco, dobbiamo prendere esempio da questa cosa. Totalmente. A Napoli hanno fatto la pizza de Blasio. A parte il fatto che con una battuta potremmo dire è americano perché è di sinistra e vince, quindi non può essere italiano. Questa è veramente una battuta, sì. Bravo, che prendiamo così. No, però prendiamo da lui questo... Lui giustamente rivendica le sue origini italiane, cioè ne va fiero perché è la storia della sua famiglia e quindi anche di se stesso. E perché spostano molti voti. Gli italiani a New York. Sì, a parte quello. No, ma dico, prendiamo esempio dal fatto che lui è nipote di immigrati e quindi anche questo paese potrebbe fare degli immigrati che ha al suo interno una forza e non un problema. In compenso, come troppo spesso continuiamo, accade. Continuiamo a impreziosire gli altri paesi perché tanti di noi se ne vanno dall'Italia, quindi mettiamo le basi per sindaci anche nel 2030, nel 2040. Sì, facciamo come hanno fatto in tanti, sono emigrati, cervelli in fuga italiani, tra questi io ci metterei anche ogni tanto... Quanti cartelli hai? No, tantissimi, beh, la produzione qua non va da spese quando c'è da... È che sono monotematici, peraltro. No, che c'entra questo, De Blasio Rules. Vabbè, insomma, non parleremo del Milan invece di ieri sera, possiamo parlare però di quello che c'era allo stadio di Barcellona ieri sera. Barbara era di fianco a Galliani e forse con lo dicevamo affetto, poco fa. Peraltro traspariva un affetto assoluto, grandissima sintonia. Beh, il saluto all'inizio è stato un po' freddo, quando lei è arrivata gli ha dato la mano, lui era tipo ghiacciolo, anche comprensibile, insomma. Però dicevamo poco fa alla radio che forse se c'era un giorno
proprio sbagliato per far uscire quelle dichiarazioni di Berlusconi tratte dal nuovo libro di Vespa in cui lui dice i miei figli sono come gli ebrei sotto sì. Hitler. E beh, era il giorno di ieri, perché poi accendi la televisione e vedi la bellissima Barbara, elegantissima, che va allo stadio in tribuna d'onore insieme al Gotha, immaginando di gestire una squadra fatta di milionari. Sì, esatto, quindi insomma erano comunque delle dichiarazioni decisamente inadeguate. Ieri particolarmente inadeguate. Sì, sulla Repubblica Simone Wiesenthal oggi dice Berlusconi deve essere un uomo che sta soffrendo, per questo gli sono uscite quelle frasi, certo potrebbe pensare due o tre volte prima di parlare, e poi dice giustamente invece di fare un paragone così indegno, perché lo definisce indegno, avrebbe potuto paragonarsi a qualche perseguitato da qualche dittatura, quindi a un perseguitato politico insomma. Che giornate che ci aspettano, anche perché sta per arrivare consiglio, il congresso del consiglio PD. Che ha già preso, perché Santanchè ha detto che è come Yulia Tymoshenko e come Nelson Mandela. Sì, tra tutti l'altro. Insieme. Un'unione tra Tymoshenko e Mandela. Beh, molto bella la lettera di Cecchito oggi sul Corriere della Sera, a mio parere, per capire quanto è grave la situazione. Soprattutto lo dice lui stesso. Soprattutto è pesante, peserà molto, perché parla lui, Cecchito, che insomma ha fatto del garantismo una delle bandiere in suoi anni di attività politica, dice chiaramente che anche dopo il voto sulla decadenza nulla cambia, esatto. Che c'è una parte del PDL che comunque resterà, è pronta a restare al governo con Enrico Letta, è chiarissimo in questo, e per questo pesa molto quella lettera. Pesa molto, anche perché lui naturalmente esordisce dicendo ti scrivo anche perché ci lega una profonda amicizia, e devo dirti che stai seguendo una linea sbagliatissima e dettata da cinismo e comunque da calcoli sbagliati, e poi conclude dicendo a differenza del passato questa volta ti scrivo una lettera aperta e non in privato perché ritengo la situazione gravissima, se lo dice Cecchito. Beh, dagli amici mi guardo io. Dalle lettere mi guardi Dio, perché Filippo, oggi quello di Cecchito, ieri... Sì? Ti vedo col telefono. Abbiamo fatto quel regalo a Dimitri, l'avrà notato, mi auguro, della torcia che vola nello spazio. L'ho vista, bellissima. Oggi poi gli facciamo anche gli auguri a lui, perché oggi è il 7 di novembre, l'anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. La Rivoluzione d'Ottobre, certo. E quindi per lui è una giornata importante, gli facciamo gli auguri. Immagino. Pronto, Dimitri. Ale, l'hai visto? La torcia che è andata nello spazio, bellissima. Sulla Soyuz, certo. Ed è... stai festeggiando. C'è la parata sulla... Sì. Davanti al Cremlino, bellissimo. Allora, mettici una foto su Facebook. Metti il like sulla nostra pagina, Caterpillaram, tutto attaccato, che è come dire Caterpillaram. Vedi, AM qua dietro. Allora, metti il like e poi ci mandi la foto della parata, va bene? Ok, allora intanto ci dà il satellite e noi ci colleghiamo. Mitico, grazie Dimitri, ciao. E poi ti do l'indirizzo, sì. È un parrucchiere qua di Paolo Sarpi, vicino, sì. Va benissimo, è mitico, guarda. Ciao, ma fa anche il balsamo. 12 euro, ciao. E non gli ci sta il colbacco però. Lo so, però fanno anche dei colbacchi molto grossi, molto grandi. Era molto contento delle immagini della Soyuz, anche perché la Soyuz sta vivendo una quarta vita. Mentre il programma spaziale americano ha subito delle importanti battute d'arresto, lo Space Shuttle non vola più, la Soyuz, ricordiamolo, la più vecchia dei traghetti spaziali, continua a volare avanti e indietro tra la Terra e la stazione spaziale. E anche nel film Gravity, quello di George Clooney, chi è che la fa da padrone? La Soyuz, perché è l'ultima rimasta come una vecchia carretta del cielo, ma di quelle solide. Cioè, ma non mischiare la realtà con la fiction. No, infatti, però ormai è la stessa cosa. Insomma, ci colleghiamo intanto con la località segreta da cui trasmette Cinzia Poli e poi torniamo in diretta. Qua da Milano e da Roma. Buongiorno, ho per voi le News for Dummies, notizie per uomini duri. Umberto Bossi si è ricostruito un nuovo cerchio magico, specificare che è in Lega. Per il vice premier Alfano la seconda rata dell'IMU non si pagherà. Spiegare che dice così perché è una tassa che non esiste più. Il nuovo sindaco di New York, Bill de Blasio, è mezzo italiano, sua moglie è bisex e il figlio afro. Chiarire che la figlia non è adottiva. Sì, grazie a regia, ecco il momento della grafica 3D. Eccoci. Per Berlusconi, no. L'opinione pubblica si interroga sullo scandalo delle tessere del PD. Spiegare che non è possibile che alcune siano vere.
News for Dummies, notizie con l'aiutino. A voi la linea. Grazie Poli, allora torniamo in diretta qua negli studi di Milano, è apparso anche il giudice Marco Ardemagni. Buongiorno. Non so se lì a Roma, non via Asiago, ma Saxarubra, e quindi Rai News 24, è apparso anche Paolo Cappelli. Assolutamente sì, senza cartelli per De Blasio però, lo perdonerai Filippo. Vabbè, solo per oggi. Ciao Filippo, buongiorno Marco, buongiorno. Natascia. La storia che vi raccontiamo oggi l'abbiamo vista sul sito della CNN e ci ha subito catturato, impressionato, anche perché ha dell'incredibile, sembra davvero quasi impossibile. La riassumiamo brevemente mentre dal sito della CNN vi mostriamo le immagini che ci portano. Eccoci qua in una cittadina, Damasco, ma è Damasco, Oregon, alle porte di Portland, per intenderci. Un paio di zucche, le vedete, di Halloween, come nelle case di milioni di americani, sono quelle che un giorno ha scartato a casa Julie Kate, e dentro è saltato fuori questo messaggio scritto in un inglese stentato con alcuni inserti anche in cinese: se qualcuno legge queste righe, per favore consegnate questo messaggio a una ONG che si batte per i diritti umani. E nel messaggio venivano descritte, racconta questa cittadina americana, le condizioni di vita dei detenuti di un campo di lavoro in Cina, il campo di Masanja, dove le condizioni sarebbero drammatiche, turni insostenibili, torture, privazioni di ogni tipo per le centinaia di detenuti che sarebbero in questo campo. Tutto questo succedeva per la festa di Halloween nel 2011, poi questo messaggio rimbalzò attraverso l'account Facebook di questa cittadina americana, anche su alcuni media, ma la storia sembrava essersi un po' persa, fermata. Poi un giorno, qualche settimana fa, agli uffici di Pechino della CNN ha bussato invece un signore. Sono io che ho scritto il messaggio di cui avete parlato anche voi, ha detto questo cittadino cinese. Nel frattempo sono stato liberato e vi racconto come si vive nel campo di Masanja. Appartengo al movimento del Falun Gong, sono stato condannato e sono finito in questo campo per più anni. Ho scritto questo messaggio strappando le pagine da un quaderno di riconversione culturale, di indottrinamento politico per i detenuti. La Biro me l'ha passata una guardia, insomma una testimonianza che pare attendibile. I campi in Cina recensiti di questo tipo sono oltre 320, qualcuno parla però di 400. Le persone che vivono in queste condizioni sarebbero 190.000 per alcune ONG, qualcuno parla però di 250.000 persone. A noi questa storia ha fatto tornare alla mente una persona della quale colpevolmente non ci occupiamo più e che però ha vinto il Nobel per la pace. Vediamo rapidamente dal sito del Nobel un suo profilo. Nessuno sa attualmente neppure dove si trovi. Ecco, stiamo parlando di Liu Xiaobo, non ha potuto mai ritirare il Nobel per la pace del 2010 e nessuno di noi sa neppure dove sia. Grazie Paolo. Beh, incredibile, una storia pazzesca. Guarda che noi troveremo forse nelle zucche di Halloween dell'anno prossimo dei messaggi simili dei figli di Berlusconi, perché essendo loro dei Sì, perché essendo, credo, sì, guarda che essendo dei perseguiti, attenzione alle zucche, quelle di Halloween e anche quelle di non, insomma, se le usate in cucina, attenzione a cosa potete trovarci e dentro. Invece vi sbagliate tutti, perché avete abboccato ancora una volta, qui cosa Berlusconi non c'entra niente, questo è stato l'ufficio stampa della Mondadori, genialmente, perché le dichiarazioni di Berlusconi erano, chissà quando le ha fatte quelle dichiarazioni, perché tanto sono uscite ieri per lanciare il libro di Bruno Vespa. E quindi vede Ardemagni. E tutti ad abboccare le polemiche. Quindi una figlia di Berlusconi, vede che ci siamo. Ecco, esatto. Chi è a capo della Mondadori? Esatto. Ci è arrivato. No, beh, l'abbiamo detto in diretta a Radio 2, quindi geniale, ancora una volta, l'ufficio stampa di Bruno Vespa, che Bruno è sempre... Bruno non ha neanche bisogno di un ufficio stampa. Ma sì, come ne ha bisogno? Certo. No, dico, non ha neanche bisogno, è Bruno Vespa. E allora, proprio ieri ha trovato la giornata, invece, la giornata era quella giusta, perché l'unica conferma a quella cosa lì poteva essere la giornata in cui...
cui Barbara dovrà passare tutta la serata di fianco a Galliani. Sfido chiunque. No, sfido chi... se ci voleva essere una pezza, sfido chiunque. Ma scusi, vabbè. E allora, allora, chi vuole anche la scelta di tenere fuori Balotelli era tutta... Era tutta una manfrina per il lancio adeguato di sale, zucchero e caffè, il nuovo libro di Bologna. Ho capito il titolo, perché è così... I barattoli della nonna. Ah, i barattoli della nonna. Sale, zucchero e caffè. Allora. Condanne. Le condanne. Sia Clemente. Allora. A chi? Saccomanni. Allora, è rimasto l'unico affezionato all'idea di pagare l'IMU. Allora, noi non è che eravamo contrari all'idea dell'IMU, poteva essere... Allora, lui ce la vuole far pagare. Lui vuole fare proprio l'ultimo giapponese dell'IMU. La paghi lui per tutti. Ti piace l'IMU? Pagala. Allora, noi non eravamo contrari all'abolizione, cioè non eravamo favorevoli all'abolizione dell'IMU. Ma ormai l'hanno tolta. Cos'è che ti incaponisci? Ti piace, la paghi. Padre Renato Salvatore, un genio, ha chiuso due camigliani che non volevano, che avrebbero votato contro di lui, si dice, poi si chiarirà tutto nelle varie fasi processuali, per assicurarsi le elezioni. Allora, genio, chi è che sta avendo invece troppi voti alle elezioni? Cooperlo. No. Il PD in generale, PD, tutte queste iscrizioni sospette. Ecco la genialata, chiudete gli iscritti negli sgabuzzini. Nelle sezioni. Questo può essere. Gente, Marco, vai a scrivere, a guardare bene, se poi tanto si decide con le primarie, non è che cambi questo granché se li chiudono nelle sezioni. No, basta. Quando vanno per iscriversi, beh certo. Li chiudono dentro. Guarda, vada in bagno un attimo e tac, li chiudi. Come si faceva con gli arbitri. Esattamente. Bravo. Anche sì. Erano bei tempi quelli, sì. E poi, sì, e poi, punti e di poi, vista, diciamo. E poi, appunto, a proposito di primarie, la signora Renzi, che mi va a scorazzare macchina col permesso. Ma la sua macchina. Una multa, no? Ma poi la sua macchina. La macchina sua, di lui, la macchina di famiglia, Matteo. Ma la macchina di famiglia. No, Solibello, però, scusi, lei ti fa per De Blasio, poi dopo fa confusione. La macchina sarà di famiglia, il permesso è del sindaco. E infatti le ha detto che ho sbagliato, scusate, pagherò una multa. Posso dire, sono sbalordito dal peso che abbia questa cosa, che ha preso. Esatto. Però sai, è una cosa queste sono cose gravi, non è certo, mica come aver chiamato uno che era arrestato. Queste sono cose gravi. Visto che la cosa è grave fino a un certo punto, però comunque ha una sua rilevanza. Visto che la signora portava a scuola i figli, li porti a tutti a giro. Anche lei. I suoi, i figli di Solibello, mia figlia, deve fare tutti i giri con la signora Renzi a giro. Uno può chiamarla come si fa con la cancellieri. Con il ministro, no? Dice, signora Renzi, oggi tocca alla signora Casonato di Padova. Porta il piccolo Pietro a... Oggi tocca alla signora... Inutile dirle che come sempre dissento dalle sue parole. Vicaretti. No, dicevo che sembra un po' la preparazione al voto, Il giornale oggi la spara in prima pagina questa notizia. Certo, siamo pronti. È grossa, ragazzi. E c'aveva, e tra l'altro c'aveva anche la fogliolina di insalata dei metri che mi dava. Sì, probabilmente. Vabbè, insomma, incredibile. Oggi alla sfida alle 10 in punto su Radio 2 torna il campione di ieri, Carlo Gabardini, l'attore, quello che si era dichiarato gay e felice su Repubblica, ha vinto la puntata di ieri. Con lui ci saranno delle studentesse di un liceo di Udine che hanno lanciato una campagna per riuscire a riciclare i rifiuti elettronici. Quando Vicaretti butta via i suoi telefonini, ne lo cambia ogni mese più o meno il telefonino, Vicaretti. Anche meno. Lo butta via, va buttato nella spazzatura. No, e neanche in campo come si faceva tanti anni fa, ricorderete. Vanno messi nella raccolta differenziata. Bravo. Allora, ne parleremo. La tua parrucca poi, Filippo. Ma questa non è elettronica. Sperando che sia bio. Questi sono i miei capelli, li ho cotonati, ragazzi. Vabbè. Chi avete invece alle 10? Noi abbiamo un parlamentare del Movimento 5 Stelle e torneremo anche sul caso Cancellieri, evidentemente, su quello che potrà succedere. Oggi Renzi, tra le altre cose, dice che non l'ha convinto per nulla la ministra, insomma, quindi un capitolo che resta ancora aperto. Ci vediamo domani sperando di trovare Filippo senza parrucca, però. Non dipende da me, dipende il balsamo, quella cosa. Non è una parrucca, come vi permettete di dire che è una parrucca? Scusate. Va bene. A domani. Ciao. A domani, allora vi facciamo vedere, abbiamo